Va bene, signori, comunque oggi, come detto, andiamo con un po' di retro gaming. Retro gaming, andiamo a vedere un gioco che non è il primo della serie, ma è uno dei capitoli successivi, uscito qualche annetto dopo per un'altra piattaforma. Sto parlando di questo qui, Super Adventure Island. Vi faccio vedere un pochino, vediamo, cerco di spippolare un pochino. Questa qui è la, appunto, Super Adventure Island della serie Adventure Island di Hudson Soft, distribuito da Hudson Soft, che poi andremo a scoprire qualcosina su Hudson Soft anche per quanto riguarda il PC Engine che Hudson Soft insieme a NEC si barcamenò nella realizzazione appunto del PC Engine che sto cercando di recuperare. E tornando a noi, comunque, parliamo di Adventure Island, un platform. Vi faccio vedere un pochino anche quella che è la confezione. Questo è il capitolo uscito nel 1992, se non ricordo male, per Super Nintendo. I primi capitoli uscirono su NES, quindi nell'86, se non sbaglio, e gli sviluppatori del, non di questo capitolo, ma del primo capitolo di Adventure Island, sono gli stessi che hanno sviluppato Wonder Boy. Infatti vedremo alcune somiglianze per quanto riguarda il titolo, perché gli Escape, che erano la software house che ha sviluppato Adventure Island, quello per NES, avevano realizzato questo capitolo che era sostanzialmente, poi se dico delle babbonate correggetemi se sbaglio, perché come detto a me la cosa che mi piace quando vado a fare un po' di retro gaming è anche quello di informarmi un pochino sul titolo, cercare un po' di informazioni per contestualizzarlo. Come detto, Escape realizzò Wonder Boy, il primo che era arcade, e voleva fare sostanzialmente, tra virgolette, un porting per Nintendo Entertainment System, e quindi sviluppò Adventure Island, che, come detto, soprattutto il primo capitolo era molto rimandava a Wonder Boy. Poi la software house è la stessa, quindi si diramò appunto nella realizzazione di Wonder Boy, che poi uscì esclusiva Sega, eccetera, eccetera, mentre su console Nintendo proseguì la serie di Adventure Island. Come detto, io vi propongo la versione per Super Nintendo, che ad oggi ha appunto questi 32 anni, ma se li porta molto molto bene. Successivamente andremo probabilmente a vedere nei prossimi mesetti, perché con calma saltiamo da una serioza all'altra, anche alcune altre versioni come quelle per Game Boy, per NES si potrebbe vedere, anche se le versioni per Game Boy erano dei porting per delle versioni per NES. Grazie Giacomo, grazie per i 55 mesi di abbonamento, grazie di cuore, grazie mille anche a Sportiveggianza per i 32, grazie mille per il supporto. Don't worry, don't worry. Poi, come sempre, ve la riporto sul secondo canale live, quindi se ve la perdete, no problem. E quindi Adventure Island per NES uscì il primo capitolo, Adventure Island 2. Poi si passò anche a delle versioni appunto per Game Boy, che erano sostanzialmente dei porting della versione NES. E poi uscirono Super Adventure Island per Super Nintendo e anche Super Adventure Island 2 e 3. Vi vorrei portare anche i successivi, però dipenderà un pochino dalla reperibilità, nel senso che questo qui sostanzialmente io sono riuscito a trovarlo anche con la versione italiana, con la confezione, libretto, anzi adesso andiamo a vedere un pochino il tutto, è abbordabile. Il Super Adventure Island 2 non te ce poi avvicinà, è una bastonata tra capo e collo, quindi se riesco magari a recuperare solo la cartuccia, vediamo, perché la versione completa con confezione e libretto costa un rene, quindi non credo che il secondo capitolo riuscirò a prenderlo boxato, ma eventualmente prenderò solo la cartuccia. Vi faccio vedere un pochino. Allora, prima di tutto vi leggo la parte posteriore che dice: Master Higgins è ritornato in una delle sue più selvagge e meravigliose avventure, perché come detto questo non è il primo capitolo, ma appunto Master Higgins è tornato. Jenny Jungle è stata tramutata in pietra dal diabolico Dark Clock. Master Higgins deve tuffarsi nell'azione per sconfiggere le orde di animali guardiani e mostri che proteggono il malvagio stregone. Ricordiamo anche che una volta le descrizioni erano fatte anche in modo abbastanza, cioè certe volte quando vai a leggere i cosi dietro dei giochi erano agghiaccianti. Qua invece già è fattibile, scritta discretamente bene.
Unitevi a Master Higgins per raggiungere nuove vette nella sua avventura sul suo skateboard volante. Lanciatevi attraverso caverne in una pazza corsa sotterranea. Andate da spiagge tropicali al ventre della balena F. Tutto questo per la battaglia finale con il pazzo stregone Dark Clock. Spoiler, già direttamente nella descrizione. I round premio segreti ridanno potenza e punti al vostro eroe saltante. Trappole terribili e abitanti giganteschi aspettano la vostra prossima mossa. Una grafica strabiliante e una musica spettacolare caratterizzano questa avventura epica a 16 bit. I 16 bit io li amo da morire, musica spettacolare e questo è vero, la grafica anche spettacolare, certo giocato su un tubo catodico è tutta un'altra cosa, noi lo vedremo qui tramite scheda di acquisizione, quindi con real hardware comunque non emulato, quindi andremo direttamente con il Super Nintendo e abbiamo il nostro, la nostra confezione con la cartucciona di Adventure Island, il libretto delle istruzioni che adesso vi faccio, vi leggo qualcosina giusto per andare ad avere un contesto anche per quanto riguarda quello, come detto mi piace raccontarvi un pochino quello che c'è intorno anche al gioco, gli artbook, comunque gli artbook che poi le cover eccetera, grazie MDB, grazie per i 23, erano una roba straordinaria comunque i... Vabbè, a parte i libretti che comunque avevano il loro perché. Qui abbiamo la storia del gioco che però, vabbè, naturalmente vi ho un pochino sintetizzato lì senza che andiamo a leggere un pochino il tutto. E allora, vi faccio vedere semplicemente qualcosina, sì, è basso per fare seguire. Vabbè, ti spiega un pochino come si gioca. Poi abbiamo, vabbè, i tasti giustamente sono anche abbastanza semplici. Non vengono usati. Diverse saltare. No? Ok. Vabbè, i tasti se ne usano anche due perché in realtà non è che ci sia troppo da fare. Qui ti fa vedere anche le vite. Perché sostanzialmente in basso. Vabbè, poi lo vedremo naturalmente nell'HUD. Abbiamo in basso queste qui le vite. In giro ci sono queste qui che sono sostanzialmente la frutta da mangiare. Perché? Perché i livelli sono a tempo. Durante il livello la barra che è questa gialla qui inizia a scendere e è sostanzialmente la fame del nostro protagonista. Se arriva a zero perdiamo la vita. Quindi durante l'arco del livello dobbiamo mangiare questa fruttina. Queste sono le armi che possiamo andare ad utilizzare e a raccattare. Poi noi abbiamo, vabbè, aree e livelli, poi questi li andiamo a vedere senza spoilerarci troppo qui, anche se in realtà qui ci fa vedere anche un pochino una panoramica di quelli che sono i nemici che possiamo andare a incontrare. Ma quanto erano belli questi libretti con gli artbook sostanzialmente inseriti, l'artbook non era qualcosa in più, era qualcosa che era già inserito nel libretto, guardate poi i disegni, belli, molto molto belli. E ci sono anche dietro i super mostri che sono sostanzialmente i boss che andremo a incontrare, ve li faccio vedere pochino perché sennò facciamo un po' di spoiler, ma ci sta. E poi qui naturalmente c'è anche la descrizione dei vari nemici che però noi non andremo a vedere. Comunque quando iniziate l'area avete una barra dell'energia piena, la barra è visualizzata in alto sullo schermo che è quella da prima, la barra diminuisce durante il gioco e quindi va recuperata con frutta che appare regolarmente lungo l'arco dell'area. Va bene signori, quindi questo è Super Adventure Island, come detto credo a questo punto sia, se non sbaglio, il terzo capitolo della serie, perché c'era per l'appunto Adventure Island per NES, Adventure Island 2 per NES, che poi sono riportati anche per Game Boy, le versioni NES, e su Super Nintendo questo è il primo capitolo della serie, per l'appunto un gran rimando a Wonder Boy. Se vedete appunto dei rimandi a Wonder Boy capite bene che è perché gli sviluppatori erano gli stessi e non è che sia stato copiato, ma appunto la casa di sviluppo era la stessa. Wonder Boy uscì nel 1986 arcade, quindi in sala. E nello stesso anno, sempre 1986, fu rilasciato il primo capitolo di Adventure Island per Nintendo Entertainment System. Noi qui invece andiamo un po' più avanti negli anni perché siamo nel 1992, sono passati comunque 32 anni, quindi abbiamo il nostro Adventure Island qui che poi, vabbè, volevo mettere per vederlo, ma tanto poi andiamo a spippolarlo. Allora, abbiamo la nostra cartuccina, abbiamo il nostro
pad Super Nintendo. E adesso andiamo a se parte la schermata un attimino, che qua vediamo tutto, che come sempre passiamo tramite scheda di acquisizione. Quindi le scanline ve le faccio io in modo software, diciamo, perché insomma le scanline, signori, ci vanno, che sono le barre classiche del tubo catodico. Non sono quelle originali, naturalmente, che erano tutta un'altra cosa. Questi giocati sul tubo catodico sono un'altra cosa, però in linea teorica così dovremmo stare già in modo un po' più appropriato. Allora andiamo a io imposto un po' di cose extra. Wonderboy ce l'ho per Master System? Sì, perché poi Wonderboy vero e proprio era sostanzialmente un'esclusiva Sega, cioè Wonderboy era su console Sega, mentre su Nintendo c'era appunto Adventure Island o Super Adventure Island per quelle successive. Quindi la casa di sviluppo era la stessa, quella del primo Adventure Island, poi come detto sono stati creati altri capitoli della serie sviluppati da altri. Questo qui in realtà non mi ricordo, devo andare a vedere perché non lo so chi l'ha sviluppato questo, onestamente. Produce, forse. Allora, fatemi settare un po' di cose, sia schermata, eccetera, così vi metto le risoluzioni giuste. Abbiamo anche una schermatina appropriata, però dobbiamo attrezzarci per bene. Andremo ad utilizzare anche i save state, in realtà, perché almeno riusciamo a giocarcelo in modo più veloce e abusivo. Prima di tutto facciamo anche un'altra cosa con la camera, in modo tale che poi ci mettiamo la schermata fatta bene. Quindi devo andare a ritagliare un pochino la mia schermatina. Grazie Tirenos, grazie per i 36. Non mi metto le cuffie, ho messo l'audio direttamente nella TV, quindi nel caso fatemi sapere se mi perdo qualche sub, spero di no. Allora. Aspettate un attimo che vi faccio vedere la schermata, che non è questa. Aspettate che ve la devo trovare, perché è vero, ho fatto la schermatina diversa. Oh, eccoci qua, quindi abbiamo la chattina lì, la schermatina di Super Adventure Island. Aspettate che andiamo avanti qua, così vediamo prima la schermata iniziale e poi facciamo partire la cutscene. Intanto faccio una bevuta. Perfetto, quindi abbiamo visto che si tratta sempre di correre dietro a una signorina, eh? Diciamolo, che sia Super Mario, che sia lascia fare, c'è sempre una signorina di mezzo che va salvata. Vedi, stavano lì accoccolati sotto la luna, arriva invece il cattivo, la pietrifica e se la porta via. E quindi noi adesso dobbiamo andarla a recuperare. Vediamo dove arriveremo, mi piacerebbe riuscire a farlo tutto, ma non è che io sia capacissimo. Questa è la schermata iniziale, Azonsoft 1992. Sì, parte molto velocemente la cutscene, quindi mi dia il tempo di partire. Vai. Pronti, signori, pronti. Questi poi, come detto, sul tubo catodico sono un'altra cosa, ma lasciamo. Le musiche, guardate che spettacolo. Quella lì sopra, come detto, è la barra dell'energia. Possiamo prendere le nostre armi che ci serviranno per eliminare vari nemici, vari ed eventuali. La barra lì, come vedete, scende pian pianino nel tempo, neanche tanto pian pianino. Con la frutta la ricarichiamo, però vedete che neanche tanto si ricarica, quindi dobbiamo andare molto molto velocemente. Lo skateboard non mi piace, è una di quelle cose che, perché devi essere molto reattivo, veloce, e te lo perdi. Infatti io lo skateboard cioè lo uso solo come, tanto alla fine qualche volta ci beccano. Le armi ce ne sono diverse, abbiamo i martelli che hanno questa andatura e poi abbiamo anche
i boomerang, ma non solo. Ok, non so se poteva via quello. E come detto, ragazzi, non vi fermate di fronte alla scoperta di titoli, perché pure che io questo mica lo giocai all'epoca. È un po' troppo alto l'audio, e allora aspettate che ve lo abbasso in questo modo. Fatemi sapere se va bene. Allora, qua cerchiamo di non pungicarci. La stella è il fine livello. Grazie Finis Temporum, grazie per i 240 bits. Io come sempre vi ricordo che vi potete abbonare al canale anche a gratis se avete Amazon Prime, e vi ringrazio perché grazie ai vostri sub che possiamo fare un po' tutto, quindi. Ok, noi andiamo a salvare. Ci usiamo il nostro salvataggio di default perché, come detto, lo... Adesso abbiamo preso, avete visto? Abbiamo ripreso di nuovo l'arma, di conseguenza si è trasformata in un'arma più prepotente. Perché poi più... Ah, azzo! Ecco, qui a volte ci sono però dei problemi tecnico-tattici. Mo l'audio lo so che non lo sentite, però vediamo se riusciamo a... Allora, intanto vediamo se i salvataggi funzionano, che... Vediamo se riusciamo ad arrivare al punto di prima. Certo, il pad originale Super Nintendo è un'altra cosa. Cioè, per carità, abbiamo questo che comunque è sempre Super Nintendo style. Però, Cristo santo. Non è la stessa cosa. Mi dimentico sempre. Io salvo in modo preponderante adesso che... Giustamente cerchiamo di farcela in modo un po' più... Quell'omino che corre è straordinario. Attenzione! Incredibile! Salviamo qua in modo incredibilmente abusivo, perché vedi che poi c'è la mamma in cariola. Gli fanno delle mosse di judo poi. Anche questi qua, poi soprattutto in base alle armi che hai c'è della problematica anche. No, ma peccato. A pezzo di merda. Incredibile. Devo fare una... Una minchia, la nostra speedrun. No, ma il gioco è fighissimo. Il gioco è veramente una figata. Poi, come detto, io l'altra volta me lo sono giocato appunto anche sul... direttamente su Super Nintendo, giustamente. Sorry. A volte, come detto, si incappa in problematiche tecnico-tattiche. Ma perché questo adesso ci lancia questa inculata così che... vabbè, mo, ne esageriamo, Niente, sta scivolando. Vedi che sulla cartuccia normale... Allora, quando giochi su Real Hardware è tutta un'altra cosa, signore. È tutta un'altra cosa. Sei più fomentato. Ci vuole... Deve essere tutto original. Carità, ero pure stronzo io che mandava via quello sui denti, per dire. Quello che avanza naturalmente te lo dà in punti, quello che avanza in cibarie, e a volte anche per quanto riguarda le... Se arrivi con lo skate, tipo nel finale, ti dovrebbe dare dei punti sulla versione Game Boy, te lo dà. Qui non lo so perché non ci siamo mai arrivati, non ci arriveremo credo mai, perché lo skate è un po' complicato da gestire, quindi... Cristo, attenzione. No. Bravissimo, salvatina. Lo so, farò un uso abusivo dei salvataggi un po' Bimbo Minchia style, ma signori, purtroppo tocca. No. S-s-s-s.
Incredibile. Occhio a queste merdine. Incredibile difficoltà straordinaria. Vai, vai, in salita. Si soffre. Vai. Vediamolo comunque. Bravi tutti, bravi tutti. Non lo so, non ci sono più le mezze stagioni, amico. Ci sono più le mezze stagioni. Allora, vediamo se qua stavolta non ci si impasta male. Ah, Cristo santo, non è che ci si impasta, ma ci inchiappetta. Ah, perché è il piccoletto. Ah, vedi qua. Allora, con i boss bisogna essere molto aggressivi. Molto molto aggressivi. Grazie Finis Temporum, grazie per i 100 bits, grazie di cuore. Gentilissimo, gentilissimo. Siamo nel mondo 2, signori. Si va in spiaggia. Guardalo, poi noi stiamo col costumino, quindi. Attenzione, il pinguino. I pinguini sembrano molto cattivi. Io lo giocai diverso tempo addietro, quindi non mi ricordo minimamente a cosa andremo incontro. Se non dei pinguini cattivissimi, apparentemente, che io evito perché famo prima. Merda. No, qua abbiamo rischiato un pochino. Non è strettamente necessario eliminare. No. Porca troia. Ecco, inizia la cattiveria di chi che sia. Però attenzione, siamo arrivati molto bene. E... oddio, poi vedremo Black Panther. Allora, aspetta che... così, salvataggino, ce lo buttiamo tutto. Sapim. Quella frutta, come detto, serve per... oddio, qua... per riprendere la mamma. Riprendere dalla barra non è... sempre strettamente necessaria, però nel senso, a volte, cioè, se per prendere una fruttina ci devi perdere 6 ore, è meglio di no, perché comunque quella serve. Ecco. Infatti prima dovevamo aspettare il movimento. Appelo, salvatina. Oh no, catroia puttana. Ah no, mo siamo inculati però. Minchia che rischio. Bisogna stare attenti anche quando si salva, perché se poi salvi quando... pinguino malefico bastardo. Guardalo. Sei incazzato. Sei incaponito. Si è incattivito. Senti il sound, incredibile. Merda. Ok. Credo sia il caso di... una salvatina. Allora, sempre attenzione al pinguino, che è sempre lì dietro l'angolo, pronto ad impinguinarti. Cazzo, madonna, meno male che è cascato pure il pinguino. Mortacci sua. Attenzione. Ma guarda i colori poi. Che stile, che stile. Flisto per il less? No. Però possiamo recuperare, signori. Possiamo recuperare, no? Possiamo recuperare pian pianino. Oddio, dipende, io qualcosa la recupero. Aspetta, salvatina qui in questo caso, perché
Ok, siamo stati mangiati da una balena che tra l'altro è anche nella parte posteriore, ci fa vedere... Vabbè, non vedete un cazzo qua. Perché... No, aspetta, perché siamo nel livello sott'acqua, tipo un Pinocchio style. Periodo dello SNES c'erano tanti giochi che avevano dei livelli subacquei. In questo caso la cosa bella non è che è un livello subacqueo normale, ma vedete siamo dentro la pancia della balena. Perché, porca troia, balena che naturalmente ha mangiato di tutto e di più apparentemente, perché... Mi ricordo ancora il livello dell'acqua di Donkey Kong Country. Straordinario. Attenzione, una bananina gratis anche qui. Cazzo. Devi stare pure attento, perché poi comunque le armi quando sparacchi vanno con uno stile un po' particolare. Non è che va dritto per dritto. O almeno non sempre. No, perché adesso ha sparato dietro? Che rischio. No, no. Mamma mia, meno male che questi sono comunque, a volte ti salva quando ti ritorna il colpo, perché siamo sempre con il boomerang, effetto boomerang style, anche se adesso sono lucine colorate per il semplice fatto che l'abbiamo livellato, nel senso più ne prendi e più te lo livellicchia. Bene così per il momento. Ci sono per il... Ah, per il NES, non per lo SNES. Ok. No, per il NES non ce l'ho mai avuto. Però poi pian piano rimedieremo. Oh, ecco, qui la situazione potrebbe essere cazzarola più complicata. Perché qui non solo abbiamo... Allora, quello apparentemente quindi si para in questo modo. Merda. Ci lancia dei pescetti, incredibile. Allora, aspetta che qui boss fight... Solo che io non lo posso colpire, devo andare qua e tirarglielo così, perché la parte vulnerabile sua è la parte morbida, ma c'è il braccio che cazzarola. Orca troia, vedi, c'era il tentacolone maledetto. Allora aspetta un attimo, è qua. Grazie Gibbo Gibbo, grazie mille per i 52. Allora, dobbiamo andare su e spararglieli da sotto, poi stando attenti anche al ritorno, perché arrivano i pescettini. Cazzo. Però quando fa quel suono significa che stai prendendo la parte tosta. Solo che dobbiamo avere pure un po' di bucio di culo qua. Che non è questo. Nel caso... Minchia, però, come cazzo è possibile che non sto prendendo neanche una volta? Scusa, ma se mi metto qua, facciamo così, non arrivano sotto. No. Allora, dobbiamo arrivare qua, sparare giù, riandare su e morire. Onesto, onesto, si fa, si fa. Anche se mi sembra strana come cosa. Scusa, posso provare un'altra cosa? No, ma io pure da qua ho posto via. Mi sembrava improponibile da là, cazzo. Però da qua pure. Non è facile perché ti arriva quello sui denti. Anche perché tu puoi andare su, ma non puoi andare sotto. Verso sotto dell'acqua. Puoi andare su, ma poi devi aspettare che è lui che riscende in automatico. Ok, però fortunatamente i boss, diciamo, se li vai molto aggressivo... Sì, quelli dove si nuota sono tosti, perché tu hai il tasto per nuotare in su, ma per andare giù non puoi andare. Devi lasciare il tasto e aspettare che lui pian pianino vada giù. Sono pochi i giochi dove puoi gestire l'andata su e l'andata giù. Attenzione, l'alberello sembra molto cattivo. Noi possiamo saltarci sopra. Ok, quindi credo che anche qui moriremo malissimo in modo straordinario. Guarda. No. Un pezzo di merda. Guarda, quelli piccolini là sono veramente degli stronzi malefici. Io mo qua devo stare pure attento come salto, perché
Cepiamo pure quello sui denti. Guarda. Lascia fare. Ah, quindi qua la... devi andare dall'altro lato. Attenzione. Oh, che cazzo. Qua sopra. Opera. Ora questo. Attenzione. Frutta e verdura. Da qua non ci arriviamo, quindi andiamo di qua. Che rischio. Grazie Game Master. Grazie per i 12. Buon anno, buon anno. Ok, no, troppi, troppi. Eh no, tua mamma è una grandissima bagarozza, te lo dico. Incredibile. Frutti, me l'hai messa là sotto perché sei uno stronzo. Abbia fede. Dove... sai che non so se dovevamo effettivamente salire o no. Questa non l'ho... non me la ricordo. Quindi noi adesso siamo saliti, ma non so se effettivamente era da farsi a questo punto. Perché questo è lo so. Vedi? Se l'aveva imboscato da un lato. Ci sta, ci sta. Attenzione, c'è un mondo di nebbia in questo caso. No, qua non è stata una buona cosa prendere quello perché... il martello non lo puoi tirare in alto. Il a volte è meglio evitare delle armi che ti dà, perché poi ti ritrovi in carta pecorito. Scusa, perché non l'abbiamo preso, che gli ho sparato 18 volte prendendolo, tra l'altro. Allora, ecco, in questo caso, se riusciamo a evitare quello, è una buona cosa, perché a volte, come detto, non è buono e giusto prendere determinate armi. Ci fa più danno che utile. Eccolo. Merda. Ma non è vero minimamente. È tosto perché hai sempre delle armi anche un po' stronze, come detto. Quindi non hanno il... non è che spari dritto per dritto e quindi dici ok, ce l'ho davanti, gli sparo in bocca. No, devi calcolare il ritorno. E non è facilissimo. Allora qua, vedi, abbiamo viato de culo al ritorno. De salvatina pure. Ok. Ecco qui. Porca troia. Merda. Incredibile. No, là devi avere dei riflessi che io non ho. Piace, ma era eccessivo quel tipo di accalappiamento. La madonna, questi sono veramente tosti, perché non li becchi. C'è un cazzo da fare. Va bene, facciamo così. Ma non è vero. Ma scusa, ma io mi abbasso. Ma perché? Devo prenderci queste inculate. No, cazzo. Niente, qua è finita. Abbiamo preso il martello. Vai, ripia questo. Bravissimo, bravissimo. Così, aggressivo. Aggressivo, va bene. Via frutta e verdura, dai. Vedi, a volte spari, ma... no bueno. Merda. Bravo. Bravissimo. E la frutta e verdura. E via. Bravo. Bene così. Bonsoir, bonsoir. Sì, come sempre, poi queste me le riporto sul secondo canale. Yes.
Nella versione Game Boy invece c'è la possibilità di lasciare una bestiola, perché c'erano anche delle bestiole che potevi recuperare. Avevi la possibilità di lasciarle nel menu pre-livello magari. Attenzione, questo è anche molto Donkey Kong style. Alcune cose che abbiamo visto in Donkey Kong, che successivamente però Donkey Kong in realtà, ricordiamoci, questo siamo nel 92, era uno dei titoli usciti inizialmente per SNES. Ecco qua, se riusciamo a cazzarola, aspetta, evitarci il martello che come detto non ci piace. Ok, anche perché è sempre, ecco, è sempre un one shot, cioè basta che te colpiscono una volta e muori male. Abbiamo perso il carrello però, cazzo. Aspetta che senza carrello non ci arriviamo. E come detto, avendo questi anche un movimento stronzo, inchiappettano male. E purtroppo dobbiamo fare un abuso dei salvataggi, ma la mia idea è appunto quella di, al Cristo santo, di fare queste retro live con un singolo gioco, singolo episodio, così. Anche se, insomma, questo qua abbiamo avuto un po' di problemi tecnici, quindi secondo me si potrebbe anche riproporre per terminarlo, perché questo vorrei farvelo vedere tutto quanto, il titolo. Non che sia lunghissimo in realtà, però abbiamo perso 18 ore. Oh Cristo. Ah, ok, questo boss, si tratta di boss fight, ma... Ecco, qua sì, mi ricordo questa cosa ignobile. Allora dobbiamo stare attenti a non cadere, perché questo adesso deve andare verso l'alto. Allo stesso tempo, vedete, da quei bocchettoni esce la lava, e noi nel mentre comunque non dobbiamo cadere male. Ok, occhio, merda. Ok. Vabbè, nel mentre sì, dobbiamo anche sparacchiare a lui, nel mentre. Però volevo vedere un attimino anche il tutto. Grazie Fred, grazie per i 66. C'è questa scalata che poi è infinita in realtà, perché appunto tu devi cercare di sparacchiarlo nel Cranius. I boss in realtà sono un po' più fattibili per il guarda il deserto, guarda l'effetto. Cioè, signori, siamo nel 92, guarda l'effetto anche del deserto, in lontananza, il calore. Però non perdiamo tempo, perché ricordiamoci che è a tempo, quindi ci sono un po' di cose alla Super Mario. Ma poi senti le musiche, senti questa reggae style. Ma di che stiamo a parlare? Le musiche di sto gioco sono straordinarie. Ma poi si sposa bene anche con l'ambiente. Cioè, senti la musica e la... Passati più di 30 anni da quando è uscito sto gioco. Cristo santo! Occhio, vabbè, ma sei un coglione. Vedi, a volte, cioè, non dico impossibile prenderli, ma proprio passano vicino a dove stai sparando tu. Pare manco a farla apposta che gli si è sposta all'ultimo momento. Manco fossero in Matrix, cazzo. Poi diciamo anche visivamente, cioè, signori, Super Nintendo, per quello vi dico, la amo come console, ma anche perché... è invecchiato benissimo. Poi, per carità, io all'epoca ebbi veramente pochissimi giochi. Infatti adesso sto approfittando per recuperare cose. Dai, pezzo di merda. Niente, questo non lo eliminiamo mai per un cazzo, perché si muove come fottuto Neo di Matrix, quel pezzo di merda.
musica. Andiamo qua. Oh, a pezzo de merda. Ecco. Lo skate te lo giochi prima di subito, ogni volta. Musiche straordinarie, straordinarie. Che tipo stai utilizzando? No, vabbè, il monitor del computer in realtà, perché come detto siamo passati all'emulatore perché prima si impiastrava il salvataggio su scheda originale, quindi che non c'è il salvataggio su scheda originale, in realtà questi sono sempre giochi one shot, però il sistema che utilizzo io per il salvataggio su Real Hardware, però la prima volta che lo giocai comunque lo giocai sul, cioè abbiamo visto con la cartucciona sul Super Nintendo sul tubo catodico, è un'altra cosa, è un'altra cosa, è naturalmente. Però, tanto calcolando che io il tubo catodico non ve lo posso far vedere in ogni caso. Poi ci attrezzeremo. Allora, qua potrei andare a recuperare un po' di fruttina così a piacere. Che poi, per carità, non sono strettamente necessario come cosa. Occhio a questi, occhio a questi, occhio a questi. Cioè, vedi quante ne ho tirate. Ne avessi pigliato uno, manco una volta. Guardalo, Matrix style. Fa. Oh. Sali tutti questi maledetti. Occhio, no, cazzo, l'ho preso in testa. Cazzo, mo è giusto, non li rifacciamo perché. Ma non è possibile, prima l'abbiamo fatto un colpo solo. Pezzi di merda. Aspetta, arriviamo a tutti, no? Perché poi quando è così devi stare pure accorto. Perché tu salti ma non vedi dove stanno quelli, quindi può essere che te li ritrovi in faccia. Aspetta, vedi quello che è rispawnato. Pezzo di me, madonna che culo. Allora qua, attenzione. Fuck. Allora aspetta che, okay. Sperando che non ricicciano i nemici, eccolo. Ah no, perché questo è sempre il figlio di troia che riciccia nel finale. Allora aspetta, dobbiamo andare, no, proprio nel bordicino, ma ok, ok. C'è sempre quella problematica della precisione. Perché come detto, questi sono giochi one shot, quindi l'idea è quella di l'inizi e li finisci in un colpo solo. Infatti vedete, non è che ci sono salvataggi, però. Attenzione, 4-3. In mare, questa volta non siamo nella bocca della balena, quindi mare più limpido, giustamente. Poi con il nostro cappellino rosso, incredibilmente sportiveggiante. Porca troia, non è vero, minima. Ah, proprio da qua. Gulo. Non mi ricordo quanti livelli sono, ma il gioco è abbastanza breve, non è. Oh. Se non avessimo avuto quei problemi iniziali l'avremmo fatto in one shot. Ma adesso non credo che ce la facciamo. Madonna, mi ero dimenticato che questi lanciavano scariche elettriche. Non benissimo. Ma perché hai sparato in basso, imbecille?
scusa. Sì, li dobbiamo eliminare. Ma pure quelli che fanno il carpiato, pezzi di sogliola. Via banana, via banana. Solo il trichego è simpatico perché fa cioccoso e lento, quindi. Merda! E niente. Minchia. Va bene. Ma Cristo Dio! Un pantanalla sotto, vaffanculo. Questi mo li devo eliminare perché sennò mi fulminano male. Vai, vai. Allora, il tricheco è fatto benissimo. Guardate la faccia del tricheco quando ci ricapita. Si vede che c'ha la faccia simpatica. Questi maledetti. Quelli sta mettendo pericolosamente in basso per attirarti a prenderli e morire male nel tentativo di recuperarli. Adesso rivediamo il trichego. Guardalo lì. Guarda com'è simpatico il trichego. Niente a che vedere con questi altri. No. Merda. Ma che ho preso il baracchino là? Sì, oh cazzo. Sbagliato. Merda. Vabbè. Perché preferisco sempre il boomerang, che ti dà un po' più di opportunità. Anche se poi magari questa la riesci a becca uguale, eh. Non lo so, Darkheart. Non saprei. Oh, attenzione, si va nelle cave. Oh merda, non è vero, è un boss. Ok, quindi immagino che quando fa così. Ta 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 ta! Aspetta. Vai, vai. Minchia. Allora dobbiamo attirarlo per bene, poi. Ok. E poi posso continuare? No, non è vero. Ah sì, in realtà un pochino sì. Così lo smontiamo e poi vai. Insisti, insisti, insisti. Un pochino. Ma più che altro perché. Oh, Christian. Finisce pure il tempo, quindi dobbiamo stare un attimino accorti. Ed è finito anche. No, era finito lo spazio, non potevamo andare oltre, quindi. Dobbiamo farlo prima. Dobbiamo iniziare. Via. No. Dobbiamo però attaccarci come se non ci fosse un domani all'avversario. Perché se lo becchiamo e lo smontiamo. Senza farci beccare noi. Così. Battere, battere. Veloce, veloce. Ok, no. Siccome detto, i boss non è che siano particolarmente ostici. Ci devi andare proprio a testa bassa. E in questo caso devi cercare di dare l'inchiappettamento. Attenzione, mondo 5. Si va sulla neve. Noi sempre in costume. Madonna. No, scalza in bozza non l'ho provato. Non so se lo proverò in realtà. Guarda. Mamma mia, che rischio. Attenzione che non vedo se ci sono dei pinguini. Eccolo là, eccoli, eccoli. Pezzi di merda pinguinosi. Che in questa fase non riesco a leggere che. Oh, no, comunque dicevo, scalza e mozzo non l'ho provato.
non so se riesco a provarlo, se avrò modo, occasione e tempo soprattutto, però... Merda. È perché naturalmente si scivola anche qua, quindi... Bravo lo stronzo. Dai, cazzo. Devo cercare di non farli arrivare. Le nostre spalle. Ma come se non ci fossero domani che... Ho tutti i pinguini maledetti. Sono tanto simpatici, ma quasi degli stronzi. Bravo, così. Come me la grade. Ah, ok. No, io non... Come detto, non ho avuto modo di... Cazzo, guarda sti bastardi. Riesco a evitarmi quello, no? Niente. No. Mamma mia, che rischio. A sto punto. Attenzione, no. Vedi. No, madonna, sono scivolato tantissimo. Merda. Si scivola da morire. Fermati. Cristo santo. Ma non riesco. Non è possibile, perché non si riesce a muovere senza scivolare, quindi deve avere un bucio di culo che arrivi con la giusta velocità al momento giusto della scivolata. Che quello lo puoi far fuori solo in quel modo. Allora. Grazie Marco, grazie mille. Ok, bucio di culo, pinguino. Sembrava troppo bello per essere vero, infatti abbiamo preso il pinguino sui denti. Fottuti pinguini. Salvala, questa non ci ricapiterà mai più nella vita. Vai, vai. Cazzo, se scivola. Merda. Oh, niente. Guarda, complicatissimo sul ghiaccio. I livelli sul ghiaccio sono sempre una bestemmia, questo lo sappiamo. È una cosa assodata. Aia, attenzione, livello in notturna. E... Allora, aspetta che... Vabbè, però, Cristo Dio. No. Capisco che sono... Si vedono le striscette in realtà della base, quindi insomma puoi evitare di morire male eventualmente, almeno per cadute varie ed eventuali, però il problema maggiore credo siano i nemici in realtà. Senti le music. Quella del deserto è la più bella di musica, quella reggae style. Anche quella iniziale. Attenzione, spuntoni. Si sono visti con cattiveria. Dai, cazzo. Con attenzione e parsimonia nei salti. Ok. Ecco, qua ci vuole un po' più di precisione, ma precisione con consapevolezza dell'inculata. Perché ricordiamo che dobbiamo stare attenti all'energia. Bene, così.
Onesto, onesto. Allora. Madonna, la cattiveria di sti piccoli schifi. Eccolo là. Porca troia. Perché poi deve... Ah, bucio de culo come ti ritorna, vedi? Se non ritorna in tempo il boomerang style, attacca comunque al cazzo. Quella merdina. Quelli piccoli naturalmente sono più difficili da beccare, perché ci sta, ci sta. Evitano facilmente le sparacchiate, occhio. Questi sono proprio pezzi di merda. Anche perché hai dei colpi limitati, non è che puoi... Sono tre nello specifico, se non vado errato. Merda. Un, due, tre. Sì, tre ne hai da... Merda. No, vai qua. No, Cristo santo. Volevo evitarmi. La mamma puttana. C'erano... Mamma mia, che rischio. Allora, allora. Salvatino anche qui eventualmente, che merda. Evitando di prendere merda. La madonna però, Aspetta, cos'era quella? Niente, non lo so. E non so se ci arriveremo mai nella vita. No, a posto. Livello segreto? Sì. Ok. Ok, onesto. Grazie Finistemporum, grazie per la sub giftata a Chiara. Chiara, se ci sei, ringrazio il buon Finistemporum. Ah, ma sono rinati tutti i nemici, grazie, grazie. Beh, allora non è stata una gran genialata il livello segreto. Segreto ma stronzo. Scusa, che cazzo. Mi fa rinascere tutti, non abbiamo fatto niente. Cazzo. Spostiamoci di qua, per favore. Troppi, troppi. Mamma mia, che rischio. Perché poi quello che te incula so pure il fatto che c'hai un limitato tempo per... sparare. Cioè, nel senso, i colpi li deve ricaricare. Ah, qua si muore. Cazzo, non avevo mica visto. E dai, Chris, niente, non salta più. Questo Adventure Island. Questo uomo avventura qui. In realtà qua converrebbe, in questo caso, un pochino di... Te le riguadagni comunque, non è... Se le riperdi ricadendo, però stiamo comunque a barra più alta rispetto a prima, quindi siamo andati a guadagnarci. Salvatina che... Questo cazzo di casino, rimuoviamo mare. Male. Bravissimo. Testata. Ok, merda.
Guarda, te l'ha messo pure nel finale, così tu arrivi qua e muori male. Severo ma giusto, severo ma giusto. Attenzione, questa è musica da boss fight. Incredibile, eccolo lì, ma è lui? Credo di sì. Merda. Ok. Non so se gli stiamo facendo qualcosa, io non credo. Merda. Ci ha pietrificato. Siamo morti, ok. Che tra l'altro è quello che ha rubato la signorina, quindi probabilmente siamo nella... la zona finale, però non so come, non mi ricordo come cosa possiamo fargli a quest'uomo qui. Cristo santo. Alle spalle? No. Probabilmente dobbiamo solo aspettare in questa fase. Cristo. No. No. Non so. Vabbè, cerchiamo di capire. È il fatto che... ok. Forse adesso... no, ma io non gli faccio minimamente niente in... nessuna condizione e situazione. Ah, non è vero, gli stavo facendo male? Ok. Sembrava non subire danni in realtà, invece stavamo facendo danno, ok. Ok. Seconda fase. No, così non li facciamo male. E lui sì. Ok. Sì, mi sono ricordato vagamente la fattibilità della... cioè la fattibilità... questa non è facile. Questo effettivamente è un boss un po' più stronzo per il... Cristo santissimo. Per il semplice fatto che lui sostanzialmente ti schiaccia. Ma attenzione, perché schiaccia te, ma non solo. Noi dobbiamo spostarci. Vedete che lì si sono accesi quei... Cristo, però pensavo se spostasse prima debuttarsi. Noi non li possiamo sparare, dobbiamo solo sfruttare l'ingegno. Ok, quindi dobbiamo aspettare 1, 2, 3, 4, non lo so quanto tempo ci mette, ma... Ok. 1, 2, 3, 4, calcolare secondo, non lo so. Però vedi, lì si sta pian pianino sfondando il tutto. Spostate, ok. Però non a tempistiche, non so come funziona. Ecco, era così. Gli dovevamo far rompere il pavimento, perché il pavimento diventava... prima è normale, poi diventa giallo, poi rosso e poi ci casca. Dovevamo solo dribbling, per poi andare sulla spiaggia con la squinzia, signori, e goderci questo tramonto. Bellissimo, bellissimo. Bravi tutti. Come detto, è uno di quei giochi one shot, nel senso, poi l'obiettivo è quello di cercare di recuperare il più punti possibile, perché vedete che ogni fine livello c'erano i punti, un po' come Super Mario Land per Game Boy, che abbiamo visto l'altra volta, che è un one shot. Ci sono alcuni capitoli di determinati giochi che sono appunto da colpo singolo, infatti non ci sono neanche i salvataggi. Bello, signori, è Adventure Island, ve lo dovevo portare, bello. Questo l'ho recuperato anch'io recentemente, tra virgolette, nel senso, quindi non lo giocai al tempo, e sono giochi godibilissimi, dai, su, via. Guardate che chicchette. Non so se c'è anche un endgame, tipo... no. Hudson Soft, che come detto poi rivedremo anche lato PC Engine. C'è anche un capitolo su PC Engine, per quanto riguarda... Adventure Island, e vedremo se riusciremo a recuperarlo. Ok. Senti poi le musiche, niente. Super Nintendo sempre nel cuore, signori, straordinario. No, credo che finisce così. Perfetto. Signori, siamo riusciti a farci un one shot con Super Adventure Island. Spero che vi sia garbata questa retrospettiva su questo titolo. Ne faremo altre, ci infogneremo a bestia, quindi ben venga.
E come sempre poi ve la riporterò sul secondo canale, anche per chi lo sta vedendo sul secondo canale, fatemi sapere la vostra. E volendo si potrebbe anche magari nei commenti dirmi che altro titolo vi piacerebbe vedere, ma in generale è un po' di tutte le console. Magari al momento facciamo un po' di Game Boy, un po' di Super Nintendo, poi andremo lato altre console, però per il momento rimarrei in ambito tra Game Boy e Super Nintendo, e poi esploreremo anche altre console. Bene,